Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Levante, l'approfondimento serale della Casa del Sole TV. Oggi ovviamente parliamo di Navalny e di quanto è successo, di quanto sta succedendo in queste ore, di un caso che evidentemente è internazionale e avrà un rilievo determinante nel percorso della nostra storia, non c'è alcun dubbio. Ne parliamo insieme a Roberto Quaglia, ciao Roberto. Ciao Margherita, un saluto a tutti. Ne parliamo insieme anche a Stefano Re, il nostro tuttologo. Buonasera Margherita, nientologo, tuttologo a disposizione. E ne parliamo insieme anche Lorenzo Maria Pacini. Ciao Lorenzo. Grazie a tutti gli amici di Casa del Sole. E ciao soprattutto Valentina Ferranti per finire in bellezza con una donna antropologa. Ciao Valentina, ciao. Ciao Margherita, ciao a tutti, grazie. Purtroppo senza tanta voce, però insomma ce la faremo. Ce la possiamo fare. Allora, ci siamo tutti un po' influenzati quando a Roma ci siamo... Incontrati per il nostro incontro di uh, venerdì e sabato scorso, eh, sono cose che succedono, siamo umani anche noi, pur non essendo vaccinati. E allora, eh, stamane alle ore 12, ora italiana, eh, è, è deceduto eh, Alexei Navalny, che eh, i media occidentali hanno da molti anni definito come il principale oppositore di Vladimir Putin. In realtà, non è assolutamente così, non si tratta di un oppositore, si tratta di Uh, un blogger che evidentemente è riuscito a, uh, in qualche modo, senza essere tanto espliciti, in qualche modo a cavalcare l'onda della uh, opposizione di molti giovani uh, reclutati decisamente sui uh, social network e portati nelle piazze. Uh, Navalny, la storia di Navalny ha avuto un finale. Eh, decisamente eh, importante nel senso che è stato incarcerato e, e in mezzo a questo, a questo carcere eh, è morto ovviamente le, mh, dopo una passeggiata che è venuta questa mattina ieri è apparso in tribunale stava bene e, mh, ed evidentemente le indagini sono tuttora in corso non al momento non eh, riservano secondo i media russi nulla di eclatante particolare ma ovviamente tutti i media internazionali e tutti i politici internazionali non ultimo Joe Biden che si è pronunciato intorno alle ore 18 italiane hanno accusato in prima persona Vladimir Putin dell'uccisione della morte non dell'uccisione della morte di Alexei Navalny. Ora abbiamo già visto molti casi simili. L'ultimo è avvenuto con il presunto avvelenamento di Skripal, Skripal padre e Skripal figlia in Gran Bretagna ma ci sono stati parecchi altri casi come l'omicidio di Nemsov che era ritenuto un, um, un accusatore uh, di Vladimir Putin che è stato trovato morto uh, sotto quasi le finestre del Cremlino di Vladimir Putin uh, guarda caso e poi ci sono tanti altri casi di cui parleremo durante questa serata ora, importante capire quello che sta avvenendo e quello che potrà succedere certamente il conflitto non si ferma in un momento in cui Advieka stava per essere, presta, per essere presa fatto questo riconosciuto anche ufficialmente dall'esercito ucraino eh, in un momento in cui eh, nel prossimo mese tra il 15 e il 17 di marzo ci sono le elezioni presidenziali a Mosca dove evidentemente il vincitore su tutti i fronti si chiamerà nuovamente Vladimir Putin Vladimir Putin che evidentemente in tutti questi anni non è stato possibile essere ammazzato da parte di nessuno. E quindi eh, ovviamente si devono creare delle difficoltà, si devono creare delle, ehm, in qualche modo delle possibilità per continuare a esercitare una guerra contro la Russia che rimane in primo piano anche oltre il Medio Oriente che potrebbe essere fatale a tutta quanta l'umanità. Io pregherei eh, in primis di intervenire eh, a Lorenzo Maria Pacini per descrivere qual è la situazione eh, a Mosca secondo i media moscoviti. La situazione attuale, grazie mille Margherita e a tutti gli altri ospiti, è abbastanza delicata perché eh, quello che è successo quest'oggi chiaramente fa porre delle domande. E non a caso eh, Peskov, il portavoce del Cremlino e a seguito anche il presidente della Duma russa Volodin hanno ribadito che è totalmente inopportuno quel intervento tempestivissimo che c'è stato da parte dei politici occidentali, il che dovrebbe anche farci pensare perché non si è aspettato un attimo, subito dopo la conferma della morte, e cominciando a puntare il dito, un gesto che chiaramente rientra nelle tecniche di comunicazione politica, specialmente in fase elettorale, ma che in qualche modo a chi fa eh, trarre vantaggio, no? Con Qu tutta questa morte, tutto quello che è successo, sicuramente a chi ha imposto oramai più di 19.000 sanzioni contro la Russia con l'obiettivo di cercare di fare a pezzi la sua economia. E eh, lo stesso che sta anche perdendo la guerra in Ucraina, che stanno cercando di mettere. I bastoni fra le ruote a Mosca e tutti coloro, anche che in qualche modo sono desiderosi di impossessarsi di tutte quelle risorse che non soltanto la Russia ma anche l'Ucraina detiene. E in qualche modo eh, questo pone, cerca di porre, a mio parere, un ostacolo sulla eh, fase elettorale che si sta aprendo in Russia. Come sappiamo, ci saranno prestissimo le elezioni a metà marzo, quindi si tratterà di una, fase, si tratta di una fase molto delicata e inevitabilmente un attacco del genere, che rientra, tu stessa Margherita prima lo ricordavi, no, è un po' in casi già successi, dovrebbe farci pensare anche al contrario, ovvero eh, po è possibile ammettere, è possibile accettare la possi il fatto che questa morte, volendola proprio considerare un omicidio, come molti hanno detto, un omicidio di carattere politico, anche se mi permetto di osservare che credo che tutto eh, possa giovare a Vladimir Putin, tranne che eh, far fuori un avversario politico proprio in fase elettorale, sarebbe uno scacco matto, eh, un autoscacco matto davvero importante. Ma questa eh, situazione, questa possibile eh, uccisione, potrebbe, a mio parere, essere stata anche ordita proprio dall'Occidente in seno a un tentativo di eh, sovversione dell'equilibrio internazionale proprio in vista delle elezioni. D'altronde è stata notizia nei media francesi di credo 48 ore fa o poco di più, no? della eh, possibilità scoperta dall'intelligence dei nostri cugini d'oltre Alpe di, di eh, uccidere il presidente Macron quando era in viaggio in Ucraina proprio per ordine dello stesso Zelensky. Cioè ci troviamo di fronte a degli avversari all'interno di questa guerra che non hanno assolutamente nessuno scrupolo e sono pronti a fare qualsiasi cosa per cercare di raggiungere i propri obiettivi. Chiaramente la Russia non è un paese facile da comprendere per quella che è la gestione del dissenso politico, molto diverso da noi, e la storia dell'Unione Sovietica ci ha insegnato che è normale, è possibile che succeda l'eliminazione fisica di avversari ma non riesco a trovare, neanche impegnandomi, ormai da quando ho letto la notizia questa mattina, della eh, del sensatezza di far fuori un avversario politico in un momento del genere, mentre risulta molto comodo per la stampa internazionale per attaccare la presidenza russa. I sondaggi attuali danno Putin come vincitore oltre il 90%, stiamo parlando di una cifra enorme, e probabilmente per la stabilità politica e geopolitica di tutto il mondo si tratterebbe anche di una vittoria alquanto importante perché garantirebbe una continuità non soltanto della questione russo-ucraina che è marginale rispetto invece a tutta quella grande opera di transizione multipolare che la Russia ha compiuto a livello diplomatico soprattutto tramite l'arte eh, delle relazioni e della cooperazione mossa da Sergei Lavrov, dal ministro degli esteri e non, non è tipico neanche nella storia delle relazioni internazionali dei russi eh, mettere eh, di fronte al, al mondo degli eventi del genere in momenti così delicati sarebbe un'anomalia e perché avviare un'anomalia del genere proprio in vista di queste elezioni che lo ripeto si preannunciano molto tranquille molto sicure almeno dal punto di vista interno sarebbe totalmente insensato eh, credo che allora si possa riflettere ed esplorare l'eventuale pista esterna, cioè la morte di un personaggio come Navalny che era malato aveva avuto delle malattie importanti in passato, o dei fenomeni di alcolismo, anche all'interno della vita. Aveva, state... aveva avuto un avvelenamento. Esattamente, aveva avuto un avvelenamento dal litio, esattamente, quindi una serie di eventi. Insomma, non è che fosse proprio un, uh, tutto, tutto, tutto in salute. Quindi eh, sicuramente le varie possibilità. Anche di una morte naturale dovrebbero essere contemplate. In questo riconosco la prudenza anche dello stesso Cremlino di aver detto di non sbilanciarsi così anticipatamente perché dovrà essere fatta un'autopsia, trattandosi di un personaggio di un certo rilievo, per capire quali siano state le vere cause di questa morte. E il fatto, lo ripeto e termino, che i media occidentali, i politici occidentali, cioè si è mosso il presidente degli Stati Uniti. E non l'ultimo dei paesi di prossimità o delle colonie. Ecco, questo ci dovrebbe far pensare alla manovra, la nuova valanza che ci sta dietro nell'organizzazione di una mossa tattica così ben congegnata, come quella di un attacco su un piano eh, politico eh, di dissenso. Eh, staremo a vedere quello che verrà fuori. È verosimile che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la Russia rilascerà una versione ufficiale dei fatti, che questa diventerà, ahimè, Altro eh, carburante gettato sul fuoco di una contestazione internazionale. Eh, ecco. Questo è termino, davvero? No? Cioè, secondo me, ha una valenza da un punto di vista della presa sociale molto diversa da quella politica, perché in Russia certi eventi vengono letti in maniera molto diversa da noi occidentali, mentre da noi un po' ci stracciamo le vesti per questo genere di cose, anche giustamente. Eh, altrove invece eh, si vive con una percezione sociale diversa. Eh, questo tipo di, di, di situazioni. Quindi è molto probabile che ciò non vada neanche più di tanto a influire sull'esito del, delle elezioni. No, assolutamente, anche perché comunque ricordiamo che Navalny eh, godeva quando aveva partecipato a ehm, elezioni, godeva di circa l'1% eh, dei voti, per cui si può dire che le elezioni siano truccate, ma lo si dice di tutte le democrazie occidentali in primis gli Stati Uniti d'America definiti evidentemente da Vladimir Putin qualche anno fa come la Repubblica delle banane, dicendo se veniamo accusati noi di incidere nelle nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Quindi evidentemente ogni paese eh, ha determinati problemi. Io vorrei utilizzare le parole precise, per esempio la portavoce degli esteri Maria Zakharova ha detto che deve, deve essere ancora fatto un esame forense, però le conclusioni dell'Occidente sono già pronte, mentre invece Joe Biden ha dichiarato non sono sorpreso, sono semplicemente indignato, il responsabile è Vladimir Putin. Ricordiamo che tutto questo succede in una giornata particolare. È il primo giorno eh, della conferenza di Monaco oggi. E già questa mattina sul palco era eh, stata eh, invitata la moglie di Alexei Navalny, che poi ha parlato subito dopo la notizia che è arrivata della morte e, e ha chiesto eh, un'indagine, ma si è dichiarata certa che tutti i fatti. Uh, sono uh, da ritenersi di responsabilità di Vladimir Putin, della sua gente, della sua cerchia, del suo governo. Quindi, e ha parlato dopo Kamala Harris, che ha ribadito il concetto per cui è responsabile Vladimir Putin di questa morte, come l'ha ribadito Jens Stoltenberg, che comunque è il segretario generale della NATO, non è un politico. Uh, a tutti gli effetti non è a capo di un paese sovrano ma è a capo della Nato come l'ha ribadito l'alto rappresentante per l'Unione Europea Joseph Borrell e come l'ha ribadito anche uh, Ursula von der Leyen e, e ricordo che stamani prima della notizia prima che venisse data la notizia prima che accadesse il fatto Jens Stoltenberg insieme a Ursula von der Leyen avevano scritto una nota e dicevano Putin deve realizzare che prima, ripeto il fatto, prima che succedesse il fatto, Putin deve realizzare che non otterrà quello che vuole sul campo di battaglia. Due ore dopo succede quello che abbiamo visto accadere. Sicuramente un caso, poi bisogna vedere cosa significa questa parola caso che ritorna eh, spesso e volentieri. In ogni caso, su tutti i media internazionali ci sono due parole oggi. Putin Assassino, che sono le stesse due parole che circolavano quando eh, è stato ritrovato ucciso sotto le finestre, come dicevo prima, di Vladimir Putin, Boris Nemtsov, come quando è stata ritrovata uccisa la giornalista Anna Politowskaya, che è stata ritrovata uccisa nello stesso giorno del compleanno di Putin. Sono le stesse parole che per mesi abbiamo sentito in riferimento al caso Skripal ora non sappiamo più nulla né del padre né della figlia Skripal non si sa più niente presunto velenamento avvenuto in Gran Bretagna e, e come, come, nel caso, come nel caso di oggi che stiamo avvenendo oggi un ex, ex blogger un ex avvocato che comunque è risultato quantomeno dalla dalla giurisdizione russa, dalla giurisprudenza russa il risultato che comunque avesse ottenuto dei finanziamenti da parte dei servizi anglosassoni. Questo non lo diciamo noi, ma per i russi ci sarebbero delle prove che avrebbero favorito questa uh, situazione. Questo non giustifica la morte di nessuno, però certamente prima di trarre delle conclusioni bisognerebbe essere certi. Io ricordo che del caso Skripal ne abbiamo parlato per mesi in maniera molto abbondante. Ed era in corso la guerra in Siria, che comunque tuttora non è de definita completamente, ma nella guerra in Siria c'erano delle grosse perdite da parte occidentale. E quindi era chiaro a tutti i commentatori che stava succedendo qualcosa e che la Russia, che stava vincendo la guerra in Siria, doveva pagare. E così nasce il caso Skripal. Ora, ad un mese dalle elezioni, che sono chiaramente vincenti da parte di Putin. Uh, ad un passo della vittoria del conflitto ucraino succede questo caso a questo punto io interrogherei subito Stefano Re per parlare di metacomunicazione cosa sta avvenendo questo fatto è, è simile ai fatti precedenti non si vuole finire questa guerra cioè mh, la comunicazione che ci sta dicendo adesso Ma, eh, Margherita dunque io come, come ben sai non so, un accidente delle notizie di però ti ho fatto un riassunto sì sì di fatto ho seguito con attenzione proprio per avere qualche cosa su cui, su cui ragionare se non altro, eh, per cui non, non, non mi posso azzardare a entrare nel dettaglio e nei significati specifici dei dettagli, io cerco di vedere un po' magari qualche processo generale e qualche processo generale emerge almeno agli occhi di un, un, un alieno come me, eh, quel poco che ho visto sia... All'interno della comunicazione russa, che mi sono un po' cercato di andare a sbirciare in questi ultimi mesi, in realtà, perché ero incuriosito, sia nel blocco occidentale, quindi nel, nel, nel tipo di realtà che ci disegnano i media eh, dal, dal nostro lato di questa barricata, di questa nuova guerra fredda, ehm, disegnano due realtà chiaramente totalmente incompatibili, cioè da, qui da noi. Mh, la, la narrazione è che Putin è un pazzo sanguinario che vuole conquistare il mondo e quindi ha deciso un giorno si è svegliato ha detto adesso l'Ucraina è mia e la, la distruggerò fino all'ultima cosa se non me la danno e allora la NATO ha dovuto per forza aiutare poverini gli ucraini che erano disperatamente sotto il bombardamento e gli attacchi feroci dei russi che uccidevano tutti e violentavano vecchiette eccetera eccetera c'è cioè, questa narrazione appunto. Francamente, poco realistica persino per chi la condivide. No, difatti, io ho visto imbarazzo proprio anche nei sensi giornalisti che ne parlano spesso. Questa sorta di dover raccontare favolette per ebeti, eh, un pochino lì, cioè si, si sente questa cosa. Dall'altro lato, la comunicazione interna russa è, è comunque una propaganda di guerra. Lavora comunque su, sulle tematiche no? della glorificazione, del, del, del lato della difesa, dei loro valori, eh, del, del, del fatto di, essere, di doversi difendere dall'aggressione della NATO, eccetera, eccetera. Però devo dire che la verità, i toni sono molto più pacati, ma magari è anche una questione culturale di, di modalità, eh, di disegno di questa cosa. Ma al netto di tutto questo, la propaganda occidentale, a me sembra che la Russia non faccia proprio niente. Cioè io appunto ribadisco, non sono un conoscitore specifico all'interno del, del, del mondo russo, della cultura russa, delle del, del forze politiche russe, ma a me sembra proprio che cioè, Putin non sia scalfito in nessun modo. Anzi, in una certa misura, è come se ne fosse in realtà rafforzato. Cioè più, mh, come dire, insulti, aggressioni, cose turpi gli, gli attribuiscono e più lui non sta neanche a discolparsi, capito, che, che sarebbe una cosa che in qualche modo riconosce la, perlomeno l'accusa, la, no? Eh, dice ma no, sono scemenze, punto, cioè no, 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 non gli dà peso, non gli dà proprio alcuna... e mi sembra che la popolazione in Russia stia rispondendo, eh, come dire, dicendo ma certo c'ha ragione, cioè, no, 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 proprio come se non esistesse. A La punto popolazione io... si compatta perché vede che continuamente viene attaccata, viene, con... viene attaccata sia come popolo e sia come rappresentante del popolo che è esatto. nel, nel suo presidente, che è Vladimir Putin. Ed è a questo volevo arrivare in termini metacomunicativi, cioè mentre in Occidente noi ormai non abbiamo più alcuna eh, visione, proiezione di rappresentatività verso le autorità che ci sono, di nessun genere, ma proprio di nessuno. Cioè ormai io vorrei trovare un italiano che dice Mattarella, eh la mia rappresentazione proprio, eh? oppure ah, Ursula von der Leyen, per fortuna che c'è lei, perché altrimenti tenere... sì, ok, quattro pirla di, di, non so, quei due partiti sfigati che, che vivono di finanziamenti esterni per poter sopravvivere, persino gli altri partiti, quelli che alla fine si inginocchiano e spompinano l'Europa, comunque eh, lo fanno soffrendo, cioè si vede che sono lì, ma Beh, ok, giusto perché devo stare qua, voglio avere ancora un po' la poltrona. Dall'altro lato, tutto diciamo, il blocco culturale russo, eccetera... Ma sembra assolutamente impermeabile al, ai messaggi del, della nostra propaganda. Poi vabbè, ovviamente anche lì ci saranno minoranze o comunque insomma, correnti che possono... Eh, aver presa, cedere, però è molto poco permeabile come cosa, tanto è vero che non c'è stato nessun tipo di effettiva rivolta, cioè nonostante ovviamente hanno tentato in tutti i modi di finanziarla, ci sono riusciti nei paesi satelliti, appunto in Ucraina sono riusciti per esempio sfruttando il discorso del neonazismo a giocare molto su questa cosa qua e a metterli in, in scacco diciamo questa, questa divisione culturale tra eh, province russofone e Ucraina diciamo che in qualche modo era pronta ad, a, 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 ad entrare più in comunicazione col mondo occidentale ma il nostro mondo il nostro mondo europeo invece secondo me siamo noi il, il bersaglio di tutta sta roba cioè se, il fatto che adesso siano lì a, a ripetere che Putin è il responsabile, l'assassino ucciso qua di là, non ha effetto in realtà secondo me non è una mossa strategica nei confronti del, del popolo russo o della cultura russa o di destabilizzazione russa è ancora una volta nei nostri confronti cioè è un modo per Aumentare quella, fa quella pressione eh, su tutti i popoli mh, diciamo europei, nordamericani, eccetera e aumentare la nostra confusione di fondo tra che cavolo sono i buoni e i cattivi, do, do, da che parte guardare e creare sempre di più scontri interni, cioè creare sempre di più divisioni che è la stessa cosa che, che stanno facendo poi con quello scenario no, in, in, in Israele, cioè a me sembra che sia proprio questo, noi siamo sempre noi i bersagli di questa propaganda. Uh, L'idea di leggerla come un tentativo di attaccare di lame non sembra che, che, che attacchi e funzioni, cioè non varrebbe lo sforzo, diciamo. Però, appunto, questa è l'impressione che ho avuto io. Valentina Ferranti, eh, io ho avuto anche l'impressione, ma questa non è solamente oggi, è un'impressione che ho da parecchio tempo, che. Uh, dalle nostre parti si tema molto questa influenza dei BRICS, questo allargamento dei BRICS che avviene ogni giorno di più proprio perché la Russia, in ogni caso, si sta rafforzando perché la Russia sta vincendo questa guerra per il momento, poi saremo a vedere quello che succede, e di conseguenza uh, c'è una paura folle di perdita di potere uh, sotto più scenari. Mm, lo vedi anche te questo incremento della potenza della, di questa nuova alleanza che si chiama BRICS all'interno del mondo? Di questo, eh, lo vedi che si inizia anche in Europa a ragionare in molti settori in termini di eh, multipolarismo? C'è cioè esatto. desiderio quasi. Sì, sono d'accordissimo con quello che dice Margherita, anche perché io ho l'impressione che l'Europa si stia proprio eh, aggrappando sugli specchi, eh, anche perché il, il progetto, la visione del mondo multipolare sta sempre più prendendo piede e noi abbiamo la Russia che è un po'. Tra virgolette il faro, no? perché poi ricordiamo che l'allora BRIC nel 2009 furono proprio eh, aiutati no? dalla Russia, e la Russia dal primo gennaio è presidente degli ora BRICS, quindi. Eh, il, il progetto BRICS si sta sempre allargando, ma anche una nuova visione del mondo. Ma guarda anche da un punto di vista antropologico in cui il sistema liberal capitalista che crea un uomo sradicato, eh, una foglia al vento manipolabile, non ha più senso di essere e molti cittadini, molte persone stanno cercando in qualche modo di... Mm, di comprendere questa cosa, certo, con grande fatica, eh? anche perché poi, come abbiamo visto su questa vicenda, noi abbiamo un mainstream occidentale che ci pone, eh, che ci mostra, che ci impone delle notizie che sono assolutamente caotiche. Cosa intendo per notizie caotiche? Io do una notizia e dico un po' di verità e un po' di eh, non verità, eh, banalmente. Per quanto riguarda per esempio Navanni, sono state dette mezze verità. Per esempio si è parlato di un carcere duro mentre lui era in un carcere che non era duro, un carcere che si chiama carcere di regime comune. Quindi poteva uscire, poteva comunicare con gli altri, mh, con gli altri carcerati, eccetera, eccetera. E si parla di lui in Occidente come una sorta di eroe nazionale, un oppositore di Putin, tant'è che non è mai stato un oppositore, ma proprio per, eh, come dire, eh, non, politico, non è mai stato un politico, non ha mai raggiunto un quorum tale per essere un pericolo per, eh, per la Russia e tantomeno per Putin. E allora cosa fa l'Occidente? Punta il dito e crea prodotti che solamente l'Occidente può ancora guardare con un certo tipo di occhio, come questo Navalny, che è un prodotto anche formato e aggiustato in, negli Stati Uniti, dove lui fu chiamato per andare, no? e quindi un prodotto di queste pseudo rivoluzioni arcobaleno che poi deve in qualche modo essere un cavallo di troia all'interno dell'Occidente, l'Occidente che si beve tantissime cose che vengono dette dal sistema mainstream, unipolare, ripeto, liberal, capitalista, ma che poi eh, perdono di consistenza qua, nel tempo quando le notizie si spera che vengano, vengano dette in forma migliore. Eh, ricorderei anche che eh, anche Zelensky ha messo bocca su questa vicenda, ovviamente, perché qui la domanda è, quando avviene questa morte, non chi è che è stato ucciso o che, si è, o che si è sentito male, ma in che contesto avviene questa morte? Avviene anche in un momento in cui. Un'importantissima un intervista ha avuto una eco nel mondo occidentale non indifferente, un'intervista vista da milioni di persone. Questa intervista ha una breccia ovviamente nel pensiero che nell'occidente si aveva di Putin, della Russia e di questo possibile mondo multipolare che sta prendendo piede. Quindi la domanda è proprio: perché è avvenuta questa morte ed è avvenuta in questo momento? Possiamo parlare esagerando, parlando di una morte funzionale probabilmente, perché poi ehm, usando una frase eh, abbastanza poetica, l'ora più difficile è sempre quella prima dell'alba e quindi eh, l'ora più buia, scusatemi, l'ora più buia è quella prima dell'alba. Ed ecco che non avendo più cartucce eh, da spendere si usa un po'... Tutto quello che si può, proprio per creare ancora più cause e cercare di spendere le ultime possibilità che si hanno. Un'altra cosa che volevo dire e eh, che non si, è, eh, non si è detta, proprio per chiarire chi era questo personaggio, appunto, questo prodotto, secondo me, Arcobaleno. Questo, questo cavallo di Troia. Eh, ricordiamo che Navalny eh, non è stato subito incarcerato. È stato incarcerato perché ha violato più volte la libertà vigilata eh, e soprattutto anche perché lui era è stato accusato di frode, ma di frode perché? Perché lui era il um, deferente russo di una ONG. Um, eh, sì, un'agenzia francese, la, la, la Rib Roche, eh, a cui ha pare sottratto 400 mila dollari e dopodiché anche è stato accusato per frode elettorale. Quindi eh, lui era in libertà vigilata, avendola viola violata diverse volte è stato poi eh, mandato in carcere. Ripeto, non un carcere di massima sicurezza, ma un carcere che in Russia, che in Russia si chiama un carcere a regime comune. Quindi non aveva un trattamento differente dagli altri detenuti che stavano comunque scontando delle colpe. Ecco, eh, tu hai ricordato Tucker Carlson. Il problema è che Tucker Carlson si è appena pronunciato e ha dichiarato: È una cosa orribile quello che è successo, una cosa barbara e spaventosa. Nessuna persona dignitosa la difenderebbe. Quindi quasi eh, dando per scontato che si tratti di un'uccisione tenuta per mano del della Federazione russa e quindi uh, di Vladimir Putin. E quindi ovviamente i media uh, influenzano moltissimo la nostra percezione dei fatti, non ci raccontano tutte le questioni esattamente come avvengono, però di ogni singolo caso che ritengono necessario ne eh, fanno diventare una, una ruota che non finisce più e, e da questa ruota possono nascere molte altre terribili conseguenze. Um, Lorenzo Maria Pacini che ci ha dovuto lasciare, non sono riuscita a farlo salutare, mi scuso per questo, e accendava prima anche al caso di Macron che non è potuto andare in Ucraina perché uh, ci sono le prove che dicono che uh, era stato pensato uh, ad un omicidio nei suoi confronti proprio per uh, cercare di uh, riportare in auge il conflitto ucraino per cui Macron non si è presentato. Uh, in Ucraina e di questo alcuni media diciamo ne hanno parlati certamente non è una notizia che è finita in prima pagina sulla Repubblica o sul Corriere ma è comunque una notizia anche se non è stata data dai grandi giornaloni diciamo così um, quello che è importante oggi credo in questo momento da sottolineare è che Biden ha detto il mondo ci guarda dobbiamo aiutare l'Ucraina un fallimento negli aiuti all'Ucraina non sarà perdonato. Ora, eh, Navalny non è esattamente intrecciato con l'Ucraina, però il, quello che è intrecciato è l'andare contro a Vladimir Putin. Quindi, eh, io credo che eh, noi stiamo andando incontro ad un inasprimento eh, della guerra, ad un innalzamento dell'attenzione del conflitto in Ucraina ad un innalzamento dell'attenzione su questo conflitto e stiamo rimettendo la Russia eh, in primo piano e stiamo in qualche modo rimettendo in secondo piano quanto accade nel Medio Oriente. Forse eh, c'è bisogno di un attimo di pausa per capire meglio cosa fare in Medio Oriente perché la situazione è piuttosto confusa, e però il primo obiettivo resta, comunque rimane la Russia e su questo volevo sentire Roberto Guaglia. Eh, sì, grazie Margherita. Innanzitutto eh, esordisco mh, eh, dicendo che eh, condivido pienamente l'eccellente analisi di tutti quelli che mi hanno preceduto, ognuno peraltro da una prospettiva diversa e quindi eh, tutta è sinergica a, a dipingere un quadro molto completo. Eh, cercherò di, quindi, di dire qualcosa di diverso anch'io, sempre sul tema. E diciamo che inizierò con una diciamo, dichiarazione un po' paradossale. Ora noi siamo qui a commentare una non notizia. Cioè nel senso che se noi andiamo ad, anal ad analizzare eh, che cosa è veramente accaduto, non c'è assolutamente niente da commentare. Ci troviamo di fronte innanzitutto a una, morte, eh, a una morte improvvisa, un malore improvviso. Una morte per malore improvviso è un fenomeno che eh, è comunemente accettato come essere non correlato con nessuna causa nel senso che noi sono anni che abbiamo eh, decine di migliaia di malori improvvisi, peraltro non in quarantottenni, come lui, 47-48 anni come Davalli ma in ragazzini, anche ragazzini di 16 anni, 20 anni, eccetera, che muoiono per malore improvviso e chiunque azzardi a, a, a ipotizzare una causa Men che naturale viene tacciato di complottismo e, e si dice: cioè, Non c'è correlazione, non c'è correlazione. Quindi, noi ora siamo di fronte a una morte improvvisa di un quarantasettenne, quindi più a rischio di un sedicenne, non ci sono indizi a suggerire che ci sia una correlazione e tutti quelli che. Eh, danno per scontata la correlazione, sono dei complottisti per usare il gergo che usa il mainstream eh, riguardo all'altra questione. Questo sempre per parlare di metacomunicazione, diciamo, eh, complessiva. E il, 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 il fatto è che eh, il giungere a una conclusione, peraltro, basata su eh, nessun tipo di eh, indizio o evidenza eh, è quello che viene definito complotismo. Fatto questo piccolo preambolo, eh, questo piccolo preambolo ehm, diciamo che eh, Navalny, adesso io eh, mi, qui mi, mi, mi allaccio alla interpretazione che aveva dato Lorenzo Maria Pacini, eh, L'ipotesi che se non si trattasse di un malore improvviso come ne possono accadere eh, a, a decine di migliaia senza suscitare il benché minimo sospetto, se c'è veramente una, manino, una manina malevola dietro questo malore improvviso che ha causato la sua morte, allora eh, col, per la regola del cui protest a chi giova questa morte. Eh, sposo l'analisi appunto di Lorenzo Pacini: che eh, chi ne ha da guadagnare è un Occidente oppure uno Stato mettiamo pure gli Stati Uniti che sono quelli che conducono la guerra contro, eh, contro la Russia eh, che si sono trovati in, in un momento di eh, debacle sia militare sul campo con l'Ucraina sia mediatica per via come ha ricordato Valentina eh, dell'intervista a Putin che lo ha umanizzato, che lo ha eh, reso di fronte a un pubblico di centinaia di milioni di persone un, un soggetto razionale e non eh, una macchietta fumettistica come viene comunemente dipinto. E quindi a quel punto questo episodio mediaticamente cerca di spostare di nuovo il baricentro del della percezione verso diciamo eh, la rappresentazione paranoide fumettista del, ehm, del putin eh, con la riduzione ad hitlerum no? quindi del pazzo scatenato che vuole distruggere il mondo e uccide chiunque eh, per inciso ci sono dei, eh, dei, dei capi di stato ho letto anche europei ho letto quello estone ho letto quello moldavo e altri che dicono esplicitamente se ricordo bene eh, che eh, Putin ha ucciso, cioè nel senso che, è, è, cioè quindi, non che è responsabile della morte, ma che proprio l'abbia commissionata. Adesso non vorrei sbagliare la citazione perché la notizia è fresca, ma quindi stiamo parlando di accuse pesantissime da fare sulla base del nulla, no? cioè della base del, del, di, di nessun tipo di, eh, di evidenza. I paesi e, baltici, ti riferisci ai paesi baltici? Sono i primi, compresa anche la Polonia, che hanno esattamente, si sono esattamente espressi così, in particolar modo Tusk il polacco sì e esatto letto ne prima insomma tutti i baltici che sono tutte dichiarazioni che ehm, si giudicano da sé e il fatto stesso di eh, giungere a uno che fosse stato trovato impiccato come epstein tanto per fare un nome a caso no? di una persona di cui nessuno ha, so ha, ha sospettato una un, uh, diciamo un false flag o una, un, un, qualche trucchetto in America, no? Tu dici, no ma è un suicidio: un suicidio. Chi è che non si suiciderebbe impiccandosi, essendo miliardario? Dicevo, e eh, il eh, fosse trattato di un'impiccagione, poteva anche starci eh, qualche sospetto perché qualcuno eh, un collo eh, al cappio eh, il cappio al collo ce lo mette, che sia la persona stessa o un altro, cioè in questo caso si tratterebbe di una trombosi, si tratterebbe di un valore improvviso, quelli che eh, siamo abituati a considerare per definizione non correlati a nulla in Occidente. E, diciamo che se quindi l'interpretazione più logica, nella ipotesi che non si tratti di un valore improvviso, eh, che quindi si tratti di un'operazione di qualche istituto di intelligence occidentale, che chiaramente hanno nelle loro mani dappertutto, quindi con la corruzione possono facilmente entrare in isti, in isti, in, in anche in istituti di pena. Abbiamo visto comunque le cose fatte a Epstein con le che telecamere fuori uso, guarda proprio quel giorno, quindi insomma non è che ci dovrebbe stupire, hanno chiaramente agenti in loco in tutti i paesi del mondo, figuriamoci se non si erano proprio in Russia. Nel caso fosse, eh, diciamo, eh, vera l'ipotesi. L'ipotesi di una manina occidentale no, in questo evento, e a questo punto eh, avremmo, diciamo, eh, dovremmo giungere alla conclusione eh, di diciamo, un fatto molto importante: che tutti gli emuli di Navalny, le pedine, volonterose pedine no, eh, de, del carnefice, per, eh, Parafrasare un celebre titolo che era I volontariosi carnetici di Hitler, non un titolo di un celebre libro, potremmo parlare delle volontarose eh, pedine dell'egemone, no? che pensano di avere tanti vantaggi a giocare appunto sulla scacchiera dell'egemone come pedina, senza eh, ricordarsi che nel gioco, per esempio, degli scacchi, le pedine vengono spesso sacrificate. Eh, per ottenere dei vantaggi. Quindi abbiamo già visto questo succedere per altre pedine americane. Abbiamo visto a suo tempo Noriega, che era una pedina della CIA del Centro America, che poi ha finito i suoi giorni in galera nelle patrie galere americane. Abbiamo visto Saddam, che comunque aveva strette collaborazioni eh, con gli americani, che poi è stato sacrificato. Eh, dagli americani, quando non gli è stato più utile, potremmo fare molti altri esempi, e qui abbiamo probabilmente l'ennesimo esempio di una pedina che è stata utile e funzionale a chi la manovrava fino al momento in cui la sua utilità maggiore era quella di essere sacrificata sulla scacchiera poiché inutile in tutti gli altri giochi. Ricordiamoci che Navanni era stato condannato mi sembra una ventina d'anni di carcere una ventina d'anni di carcere che lo avevano eh, tolto dalla vita politica e dalla possibilità di avere qualsiasi tipo di influenza eh, nella vita russa per vent'anni quindi praticamente per sempre eh, da un punto di vista appunto politico e a questo punto, numero uno, eh, c'era zero interesse da parte del Cremlino di uccidere una persona che non poteva essere eh, meno pericolosa di Navalny. Navalny era già poco pericoloso, diciamo, non era pericoloso per nulla per il potere eh, russo. Anche quando era libero, e in Occidente veniva chiamato il eh, dissidente numero uno, l'oppositor numero uno di Putin. Si noti che ancora oggi ho visto dei titoli, proprio oggi, italiani, di giornali italiani: che dicono che il, eh, il primo avversario di Putin è stato ammazzato, il, il suo oppositore numero uno. Sono tutte balle, sono fantasie, è un fumetto che non ha nessuna relazione con la realtà. Ma proprio al primo sguardo si vede che non è vero, come è stato detto prima. Navani aveva al massimo, non so, un 1% volendo no, di, di consensi. Ora immaginiamoci se venisse fatto questo cancan -can per il fatto che, non so, un candidato americano che avesse l'1 avesse un incidente. Oppure pensate a un politico italiano con l'1 per dovesse avere un incidente, tutti a dire: ecco, stava minacciando il governo, il governo terrorizzato dal suo 1% lo ha fatto fuori. Cioè, ci rendiamo conto che nessuno crederebbe a una, a una storia così cretina. Cioè, in questo caso. Però a tutti piace credere appunto questa storia cretina che eh, sia stato fatto fuori una persona che al massimo aveva l'1% e che quindi non era un vero oppositore politico di Putin. Per di più perché era in galera per i prossimi vent'anni. Quindi il suo eh, scarsissimo ruolo, la sua scarsissima pericolosità per il potere russo era, era stata ridotta a zero dal fatto che era... In galera per i prossimi vent'anni a questo punto la cosa peggiore che poteva fare il governo russo era farlo assassinare proprio perché completamente inutile sembrava serviva a gettare discredito solo su se stesso ebbene visto che il risultato che poi l'occidente ha usato appunto come leva era quello di, eh, di eh, gettare fango su putin eh, come detto, la legge del cui Prodes spinge a pensare che, nel caso non sia un caso eh, fortuito, si tratti appunto di una manovra occidentale. Ehm, ricordiamo anche che eh, si adesso ho perso un attimo il filo del, del discorso. c'era cioè, una manovra occidentale. E, e io ti dico anche: è vero che è una non notizia per quanto ci riguarda, per noi che seguiamo questo genere di filone. Però altrettanto vero che questa è una gravissima provocazione. Una gravissima provocazione che più grave potrebbe essere considerata dalla stampa mainstream occidentale, quindi dalla popolazione occidentale, per la maggiore, potrebbe essere considerata una provocazione più grave di qualsiasi arma che potesse venire eh, che, che fosse lanciata. Perché questa è veramente un'arma, cioè la comunicazione oramai fa parte della guerra ibrida e stiamo vedendo. Che effetti può, uh, può manifestare. Cioè, è sicuramente una notizia lanciata in questo modo, lanciata in maniera unilaterale. Putin è responsabile. Putin è uh, l'omicida, è, è sicuramente molto più forte rispetto al lancio di una bomba, bomba che, in qualche modo qualche generale poi riesce a a eh, ammortizzare in qualche modo come notizia, a rendere più morbida, no? perché in questi due anni, in questi tre anni ne abbiamo viste di tutti i colori, però quando c'è una questione, una non notizia che viene lanciata così in maniera forte a livello mediatico, poi eh, casca il palco, la provocazione può generare delle conseguenze inaudite che comunque generano a sua volta un altro domino come quello che abbiamo visto in Medio Oriente. Sì, infatti, comunque hai detto ah, benissimo. Ah, poi scusami, volevo anche dire una cosa. È una non notizia verissimo, non c'era nessun interesse da parte di, dei russi, verissimo, noi lo sappiamo bene, ma la maggior parte della popolazione non lo sa. Però, se non c'è interesse per la Federazione Russa a effettuare una cosa di questo genere, che interesse c'è per gli anglosassoni o per gli americani a detenere Julian Assange in queste condizioni per così tanti anni? Facciamo un confronto. Sì, beh, sono due discorsi molto diversi, nel senso che nel caso di Assange l'interesse di tenerlo in quelle condizioni è di tipo didattico eh, della serie Colpirne uno per educarne 100, 1000, 1000. Mediatico. Esatto, è di nuovo mediatico. Da un punto di vista del merito non c'è nessun senso. Eh, Assange in galera non cambia nulla per la sicurezza degli americani, cambia solo come monito perenne spada di Damocle sulla testa di tutti quelli che vanno, fanno informazione e vogliono rivelare dei segreti. In questo caso è lo stesso, il fatto che sia una non notizia rende più grave il fatto che sia la più grande delle notizie. La più grande delle notizie che è una non notizia eh, sancisce diciamo, la bolla di eh, illusorietà in cui ormai è sprofondato l'Occidente che fa del nulla il, il tutto. Che vede eh, le cose più importanti in quelle meno importanti. Ricordiamoci poi che. E ci sono anche illustri precedenti, hai detto tu, anche Anna Politowska. Io all'epoca avevo seguito la faccenda quando venne assassinata e eh, di nuovo si trovava una situazione eh, problematica per, per Putin che si trovava, se ricordo bene, in Europa per una conferenza e venne eh, fatta leva di nuovo su quell'evento per accusarlo pubblicamente eh, proprio ci furono dei politici europei che lo accusarono faccia a faccia. Eh, diciamo prodomo dei media, no? Quindi il, il tema di nuovo non ci fu un momento peggiore per quell'assassinio, perché era esattamente il momento in cui serviva per fare leva, per criminalizzare di nuovo Putin. Si noti che all'epoca il direttore del giornale, la Novai Gazzetta, per cui scriveva la Politoscheia, disse letteralmente che chiunque avesse sparato alla Politoscheia mirava il Cremlino, cioè il suo stesso. Eh, direttore di giornale anche gli eh, oppositori di putin non credeva alla pista del cremlino in quell'omicidio ma pensava a una false flag contro putin stesso è lo stesso schema che si ripete tutte le volte lo abbiamo visto con Litvinenko eccetera è lo stesso schema di eh, azioni sotto false flag perché tutte sistematicamente vanno a danneggiare sempre lo stesso obiettivo e quindi sarebbe recidivamente idiota a compiere sempre queste cose che lo, eh, che lo ledono da solo, se fosse così. No? Quindi è un'analisi molto importante che dobbiamo fare noi, e lo facciamo qua, ma dovrebbe farla tutta la società, che purtroppo avvelenata dai menzogneri di, di Stato. No? Eh, chiaramente è inconsapevole. È un'analisi che dovremmo proprio fare su eh, questo occidente eh, cinico. Um, e completamente, non so, immorale nel suo eh, uccidere sotto false flag soggetti, qua e là. In questo caso non abbiamo la certezza, però in casi precedenti c'era più evidenza ancora eh, per eh, diciamo creare delle guerre eh, mediatiche che poi, visto che siamo nel villaggio globale, hanno paradossalmente un effetto maggiore che eh, appunto quello delle armi vere. E si nota bene, come diceva appunto Stefano Re, è una cosa tutta nostra, cioè queste cose non vanno a cambiare la società russa, cioè non è una guerra. Che facciamo contro la Russia è una guerra che facciamo contro i nostri cittadini, cioè non che noi facciamo, è una guerra che le nostre elite fanno contro i nostri cittadini per tenerli nella bolla di odio contro Putin, per tenerli nella, nella bolla di russofobia. A questo punto dovremmo fare un'analisi sullo stato dell'Occidente, ma non solo, perché l'Occidente su queste scelte si ritiene giusto, si ritiene equilibrato, si ritiene di portare avanti l'idea della libertà, per cui ritiene che eh, bisogna sostenere l'Ucraina, inviare ulteriori armi, ma bisognerebbe chiedersi anche qual è veramente lo stato della democrazia, visto che una non-notizia passa per una notizia fondamentale. Quindi a questo punto io chiederei... A ah, Stefano Re, qual è lo stato della presunta democrazia da ambo le parti, visto che mi pare che uh, ci siano dei dati dei social network che ci possono dare delle indicazioni. Sì, beh, Margherita, difatti ascoltavo con molto piacere le analisi che avete portato avanti, eh, prima Valentina, eh, poi nel tuo intervento, e, e adesso infine anche Roberto, nel riassunto che ha fatto molto complesso, molto articolato, perché. Eh, il fatto che noi continuiamo a pensare per esempio tu prima dicevi che, que, che la comunicazione oramai è un'arma, no? è una guerra questa in cui siamo e la comunicazione è diventata un'arma strategica importantissima addirittura più pesante magari di armi militari di, della capacità di vittoria sul campo però è sempre da capire dove è mirante cioè mentre quando uno tira un cannone tira ti, una bomba eh, in teoria va a colpire l'obiettivo quel, dove poi esplode no? qui bisogna capire qual è il bersaglio e appunto, secondo me, qui è molto importante mettere a fuoco che il bersaglio siamo noi. Cioè, in questa guerra qua, in, le nostre elite stanno bombardando noi, stanno bombardando anche quando. Mandano soldi in Ucraina, lo fanno contro di noi. Eh, Infatti ci stanno distruggendo, come hanno fatto durante la, 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 la pandemia o quello che fosse. Cioè, con tutte le restrizioni hanno distrutto l'economia, hanno introdotto, hanno cancellato lo stato di diritto un pezzo alla volta, proprio un pezzo alla volta dall'inizio de del millennio, prima col terrorismo, poi con le crisi economiche hanno distrutto. Col terrorismo, hanno distrutto tutti i sistemi di sicurezza, tutte le garanzie eh, che, che fermavano il livello di abuso dell'autorità sugli individui. Perché, se sei il terrorista, adesso possono farti tutto, spiarti dappertutto. Non c'è più privacy, non c'è più un cavolo, ti, ti controllano qualunque cosa fai e ci addestrano all'idea che dobbiamo essere controllati, che dobbiamo avere telecamere da tutte le parti. Poi arrivate le crisi economiche, hanno distrutto tutte le garanzie sul mondo del lavoro, tutte le formule di, di difesa conquistate in decenni, lustri di, di impegno, di, di lotta anche sindacale. Eh, poi sono arrivate le crisi eh, eh, sanitarie e con quelle sono partiti gli attacchi più feroci perché, con la crisi sanitaria, con l'idea della scienza che dietro no, fa da paravento a tutto, nel nome della scienza, ti possono cancellare addirittura l'inviolabilità del corpo. Prima hanno cancellato il diritto allo studio dei ragazzini, dei bambini, poi hanno cancellato il diritto a, a, al lavoro, poi hanno cancellato tutti i formi di diritto alla libertà di spostamento. E alla fine sono arrivati, infine, proprio a bombardare direttamente anche l'inviolabilità del corpo. Non importa se tu non sei d'accordo. Se lo Stato dice che bisogna iniettarti una roba che può accopparti, te la iniettano e basta, non hanno il diritto di farlo oramai. Ecco, questa roba qua è chiaramente un attacco a noi. Quindi tutto va letto in quest'ottica, incluso tutta la narrativa gongolante che attraverso tutte queste emergenze con l'H finale ci stanno imbevendo della necessità di abbandonare ogni forma di diritto, sicurezza e garanzia e di restare come prede di, 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 di autorità che oramai fanno quello che vogliono, quando vogliono, come vogliono. In questo ci sta anche tu hai centrato anche un altro punto importante nella domanda che mi fai la salute della democrazia. Perché certamente la Russia non è il paese più democratico del mondo, però ha delle elezioni e c'è e questo lo accennavi tu prima, secondo me è un punto di fatto mi è spiaciuto che prima nel mio ragionamento non sono riuscito a concluderlo con questa cosa, però lo metto adesso quel tassello. In Russia, ma come anche in altri paesi, soprattutto nei BRICS, c'è una corrispondenza molto forte tra il popolo che vota, la volontà del popolo e l'elite che li governa. Cioè c'è questa corrispondenza, la sentono. Poi uno può pensare che siano popoli poco, eh, non so, critici, poco che, che non hanno tutte le informazioni o che vengano presi in giro, che ne so, cose sono tutte sottili, cioè, si, si può discutere su questo, non dico di sì o di no, non importa. Per cui, e, e magari che in, tu, in molti paesi, in particolare paesi ex terzo mondo che stanno evolvendo, ma anche in Russia, magari non si brilli proprio per la tutela di tutti i diritti umani di tutti, no? come magari invece è stato nelle democrazie europee. Però di fatto lì c'è questa corrispondenza, qui non c'è più questa corrispondenza, ormai noi votiamo anno dopo anno, qualunque partito, e non solo in Italia, adesso noi in Italia l'abbiamo visto con i nostri occhi, c'è stato un governo... Fatto da anti-europeisti che erano Lega più eh, 5 Stelle che hanno fatto l'agenda europea dall'inizio alla fine, che non diciamo, cosa state facendo, ma non solo da noi, questa stessa cosa è, è stata enorme in Grecia, la Grecia era in ginocchio che piangeva per, per, per la distruzione che l'austerità gli stava combinando per il fatto di aver prima diciamo mal gestito la situazione, è stato un, un, un plebiscito per Tsipras, che in teoria doveva essere proprio cioè il partito e la rappresentanza che diceva no, basta con l'Europa, abbiamo chiuso. E il giorno dopo, in ginocchio, subito obbedire a tutti i diktat, dal, dal, dal primo all'ultimo. Per cui vedete, c'è questo distacco completo oramai tra le elite che governano e, e la popolazione, che anche attraverso questo costante svilimento del, della rappresentatività democratica ci addestra che noi siamo pollame. Dobbiamo starcene come pollame nelle nostre stie e eh, eh, ringraziare quando ce le aprono un pochino, ci permettono di, non so, appunto, di, di cambiare regione per qualche per, finché non, non c'è una qualche emergenza, per cui no, non devi neanche più cambiare regione e ti possiamo iniettare, questo è quello. Questa cosa qua poi diventa plastica e anche paradossale quando emergono dati, come quello che. Non so se eh, la regia può mandare quell'immagine che ho mandato, se no la, 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 la leg ne leggo io i dati. Mi dispiace perché ci sono anche i link, magari poi si può mettere. Eh, si può postare insomma tra i commenti sotto il video. Eh, io un po' di tempo fa, curiosamente, avevo visto questa analisi e ho detto: ma dai, no? sono andato a cercare a controllare. Effettivamente è così. Nel 2017 ci sono fonti di giornalismo che sono, sono indicate eh, per cui si può andare a controllarle. a stare... Stefano, che chiede un attimo alla regia se ha visto la chat eh, qui accanto dove c'è questa immagine se può essere ripresa, perché forse la chat è sfuggita, lo chiedo. Vai, Stefano. Sì, se, se si riesce, se no, appunto dicevo, si può aggiungere anche in un secondo tempo. Comunque, il dato grezzo è che nel 2017, in Inghilterra, risultano su una popolazione di 66 milioni di persone eh, 3300 persone arrestate per ciò che hanno pubblicato per attività svolte sui social media. Ok, 3300 persone per quello che hanno scritto sui social media o postato sui social media. In Russia. Nel 2017, su una popolazione di 145, milio... 145, mila, ehm... no, sì, 145 milioni di persone, 411 arrestati a causa di ciò che hanno pubblicato sui social media. Allora, un attimo, mi si dice, ah, ma lì il dissenso ti arrestano, non puoi parlare, non puoi fare... Ma Insomma, i numeri qui sembrano dire qualcosa di molto diverso. E sono i numeri ufficiali di quello che sta succedendo. Per cui ecco, di nuovo, questa, questa immagine, no? quella del, del giardino al centro di una, di una giungla di, con animali feroci che, che ci raccontano, poi nei fatti ti rendi conto che gli animali feroci ce li abbiamo in casa noi e forse questo, questo resto di giungla che c'è intorno non è così selvaggia come, come ci viene dipinta. Valentina, volevi aggiungere qualcosa? Ma sì, volevo aggiungere anche la, la questione di Gonzalo Lira che la lasciamo così, insomma, da, da indagare sicuramente: no? questa strana morte di questo giornalista a doppio passaporto cileno-americano eh, morto nelle carceri ucraine. Quindi, di, di, di morti sospette o di morti. Mh... Nessuno ne ha parlato. Nessuno ne ha parlato, esattamente. Eh, e non ne sappiamo neanche tanto, insomma noi che ci occupiamo anche di, 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 di cercare in maniera più, di, 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 sì, di, di ritrovare delle notizie e di magari cercarle in maniera un po' più approfondita, però non ne sappiamo molto, ecco, quindi anche questo, insomma lasciamolo così come un'altra, un'altra un porticina da aprire per, per ricordare che ci sono anche altre morti, insomma, altre... Altre questioni da mettere nel grande calderone. Bene, mi volevo ricollegare anche un po' a quello che diceva Stefano, ehm, eh, appunto, di, 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 e, e ricollegarmi a quello che diceva lui per parlare della velocità con cui il mondo occidentale. Eh, impone le notizie, mm, non c'è più un approfondimento da nessun punto di vista. Noi siamo, soprattutto negli ultimi anni, governati da due divinità, che è velocità, la divinità velocità e la divinità semplificazione. Queste due divinità che ci governano in tutto e per tutto e che hanno reso la nostra vita impossibile da vivere se non attraverso una opposizione alla vita che ci stanno imponendo da tutti i punti di vista, sono eh, due divinità che appunto maneggiano molto bene l'informazione. Quindi le informazioni che arrivano al pubblico generalista, quindi un pubblico che non approfondisce la, 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 la notizia, ma rimane su un livello orizzontale della conoscenza di quella notizia che gli viene proposta, ehm, è in qualche modo eh, sono appunto delle notizie che non... Non vanno mai in profondità e quindi sono notizie di spot e di pancia, eh, come se fossero notizie che devono impressionare, che devono cogliere anche emotivamente un pubblico non preparato. E quando una notizia coglie emotivamente un pubblico non preparato, proprio perché è stata confezionata in questa maniera, c'è cioè un procedimento proprio psicologico, eh, ehm, ovviamente il pubblico non approfondisce mai. Quindi ci sarà un, un, un aggressore e un aggredito, sempre, non ci sarà mai una visione diacronica dei fatti che ci Vengono posti. Cioè le notizie sono come incastrate in un presente perenne per cui non c'è, forse c'è un precedente per cui è successo questo, forse c'è una storia di quel paese che ci, eh, ci spiega il perché è accaduto questo, perché sta accadendo questo. C'è sempre un'immediatezza e, e lo spettatore generalista rimane in quella notizia di pancia di spot e non approfondisce mai. Questo lo stiamo vedendo oggi con la notizia appunto della morte di Navanni. Ovviamente, chi ha dato di nuovo voce a Zeleschi che ha anche detto che eh, è assolutamente Putin che ha fatto questa cosa, mentre ovviamente, la, come dicevi tu prima eh, Margherita, la Zakarova dice che eh, l'Occidente ha già deciso, cioè noi abbiamo già deciso chi è stato ad uccidere Navalny. Sì, io aggiungerei una cosa. Aggiungerei ad Advieca è stato detto proprio questa, questa mattina che gli ucraini sono accerchiati, letteralmente accerchiati dai russi in molte zone di Advieca. Questo è un dato molto importante perché sappiamo che il conflitto si decide ad Advieca, si decide lì, lo sappiamo da mesi e si sta concludendo e sappiamo che questa è la parte finale. Ora, secondo me, serviva comunque qualcosa per poter. Proseguire questo conflitto in un modo o in un altro, ma io continuo a fare il confronto con Skripal. Quando è successo il caso Skripal del presunto avvelenamento di cui non si è più saputo niente, che era veramente una cosa tirata per i capelli, come si suol dire, eh, come dicevo prima, c'era la guerra in Siria e anche in quel caso eh, c'erano dei, dei militari europei ed anglosassoni che erano stati inviati in Siria come oggi abbiamo inviato i nostri militari ehm, ovviamente non i militari dell'esercito ma ovviamente quelli eh, ben retribuiti dalle varie compagnie sono stati inviati e erano rimasti impantanati nel guado siriano da parte dei russi e c'erano dei nomi anche importanti che erano stati che erano rimasti impantanati e guarda caso, proprio qualche giorno dopo succede il caso, accade nella stampa internazionale, emerge il caso Scripalla. Noi dobbiamo comunque sapere che oltre alla comunicazione che riguarda tutti quanti noi, tutti i cittadini che abbiamo a che fare con i grandi media, ci sono anche delle comunicazioni sotterranee, ci sono dei messaggi incrociati che avvengono tra servizi segreti, che avvengono tra governi e sottogoverni. Che noi spesso non conosciamo, ma se siamo abituati a conoscere la storia, se siamo abituati ad analizzare la storia e i fatti di cui è, di cui è composta la storia, dobbiamo comunque sempre tenere in considerazione che parte del messaggio è riferito a noi, parte del messaggio sono anche. Delle cose che rimangono sotto traccia e che fa parte del nostro mestiere giornalistico andare a scoprire molte volte, noi abbiamo delle fonti che magari non possiamo rivelare, altre volte invece si possono rivelare e non vengono poi palesate al, ai grandi media. Però comunque sappiamo che quando succedono cose di questo genere, i messaggi che si vogliono inviare sono a più livelli, perché i servizi cosiddetti segreti continuano sempre ad operare, non smettono mai, continuano ad operare nonostante noi non lo sappiamo e con fini che noi non possiamo conoscere, a meno che non ci abbiamo dei rapporti diretti. Quindi nel, dobbiamo ragionare a 360 gradi e capire cosa si sta muovendo. Il mondo è nel caos, il mondo è sicuramente in guerra, in più parti, in più zone specifiche soprattutto, ma anche noi stiamo subendo le conseguenze di questa guerra e sicuramente i vari servizi, non solo quelli anglosassoni, si stanno muovendo sotto traccia per muovere le proprie pedine. Tutto quello che succede è sempre frutto di qualche pedina che si è mossa precedentemente con degli obiettivi ben precisi, con delle mosse ben pianificate. A volte può scappare qualcosa, però tendenzialmente i servizi deviati o non deviati, ma se sono servizi segreti è chiaro che sono deviati perché altrimenti non ci sarebbe la parola segreta, segreti accanto, eh, è chiaro che si stanno muovendo perché queste sono situazioni molto delicate, quindi facciamo molta attenzione a tutto quello che si muove attorno a noi, a tutto quello che ci viene comunicato e cerchiamo di capire anche che ci sono veramente dei messaggi incrociati, cosa significa veramente la morte di Navalny. È un caso sì, ok, perfetto, può essere benissimo un, un malore improvviso, è pieno il mondo di malori improvvisi, figurarsi anche la Russia è piena di questo, però noi comunque dobbiamo sempre porci il dubbio, non dobbiamo fare i comprottisti ma dobbiamo porci il dubbio per poter fare un'analisi a 360 ⁇ gradi che corrisponda al beneficio per le nostre vite, perché altrimenti non potremmo essere qui. Siamo qui per dare un servizio pubblico e quindi dobbiamo farci le domande e poi insieme cercare delle risposte che valgono eh, più o meno per tutti. Dobbiamo comunque tornare alla complessità dell'analisi e ricordarci che ci sono molti livelli di comunicazione mh, e, e dobbiamo saperli eh, esaminare tutti quanti. La puntata è sicuramente complessa, ma quello che è successo oggi eh, merita l'attenzione. Non è una cosa di, di tutti i giorni, certamente di questi tempi non c'è da annoiarci, eh, non ci si può sbagare perché ovviamente c'è sempre qualcosa eh, su cui prestare la nostra eh, attenzione e va bene così, sono periodi caldi per tutti quanti. Restate con noi perché così abbiamo la possibilità di informarci meglio tutti quanti insieme, di cercare di capire insieme dove sta andando il mondo e cosa noi possiamo fare per evitare che vada sempre peggio. Quindi ringrazio tutto il pubblico che è stato con noi e ricordo di sostenerci perché questa informazione comunque ha un costo, è un servizio pubblico e eh, anche noi in qualche modo eh, dobbiamo eh, utilizzare eh, i nostri mezzi e le nostre vite per eh, poter cercare più informazioni possibili, in particolar modo eh, estere e quindi ci sono evidentemente dei costi che vi chiediamo di coprire nel migliore dei modi, se potete aiutateci. Ringraziamo quindi i nostri relatori di questa sera che sono Valentina Ferranti. Ciao Valentina, è stato un piacere di averti con noi. Grazie. Ciao Margherita, grazie a te, grazie a tutti. Buonasera. E ciao Roberto Quaglia. Ciao Margherita, un saluto a tutti e cercate di non diventare pedine perché poi vi sacrificano sulla, sulla, sulla scacchiera se vi va male. Sì. Era un'altra cosa che volevo dire, perché eh, se queste pedine possono essere sacrificate definitivamente eh, oppure comunque poi eh, tenute lì fino a quando servono, per cui facciamo attenzione anche a questo. I grandi nomi, quelli che sono spesso menzionati, va a finire che sono semplicemente delle pedine che poi pagano tutto quello che hanno fatto prima, se hanno ricevuto dei benefici, poi questi benefici poi a un certo punto vengono chiesti indietro. E grazie e ciao a Stefano Re. Ciao Margherita, un saluto a tutti il pubblico che ci segue. Buona serata a tutti e buona fortuna a tutti, a presto.